esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, squat con calcio laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio quando scendi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Stop! Prossimo esercizio. Pugno alto più calcio frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua un pugno alto semplice. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Stop! Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più pugno. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti.
Prossimo esercizio. Passo posteriore più ginocchiata. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Stop! Prossimo esercizio. Pugno alto più ginocchiata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, dai solo il pugno verso l'alto. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Prossimo esercizio. Rotazione con pugno alto. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Stop! Prossimo esercizio. Crunch laterale completo con calcio laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui crunch laterale completo in piedi. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Prossimo esercizio. Squat e pugno laterale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, fletti solo leggermente le gambe prima della torsione.
Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Fai attenzione a mantenere le ginocchia in linea con le punte dei piedi quando scendi. Stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Mezzo squat con pugno laterale. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Stop. Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più calcio laterale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui delle rotazioni del busto semplici. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Stop. Prossimo esercizio. Pugno frontale più calcio. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui un passo laterale più pugno frontale. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti.
prossimo esercizio. Affondi posteriori più ginocchiata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Prossimo esercizio. Crunch incrociato in piedi più pugno frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Prossimo esercizio. Affondo posteriore più calcio frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Stop! Prossimo esercizio. Sumo squat più pugno alto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi.
Stop. Prossimo esercizio. Passo laterale più pugno frontale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Squat con calcio laterale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio quando scendi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Stop. Prossimo esercizio. Pugno alto più calcio frontale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, effettua un pugno alto semplice. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti.
Stop. Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più pugno. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Stop. Prossimo esercizio. Passo posteriore più ginocchiata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Stop! Prossimo esercizio. Pugno alto più ginocchiata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, dai solo il pugno verso l'alto. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Prossimo esercizio. Rotazione con pugno alto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Stop. Prossimo esercizio. Crunch laterale completo con calcio laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui crunch laterale completo in piedi. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo.
cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Stop! Prossimo esercizio, squat e pugno laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, fletti solo leggermente le gambe prima della torsione. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Fai attenzione a mantenere le ginocchia in linea con le punte dei piedi quando scendi. Stop. 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Mezzo squat con pugno laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più calcio laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui delle rotazioni del busto semplici. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Stop! Prossimo esercizio. Pugno frontale più calcio. 3, 2, 1, via!
Se non ce la fai, esegui un passo laterale più pugno frontale. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Stop. Prossimo esercizio. Affondi posteriori più ginocchiata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Prossimo esercizio. Crunch incrociato in piedi più pugno frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Prossimo esercizio. Affondo posteriore più calcio frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Stop! Prossimo esercizio. Sumo squat più pugno alto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Stop. Prossimo esercizio. Passo laterale più pugno frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Stop. Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e dorsali. 3, 2, 1, via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando le spalle sono al limite. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Stretching femorali e glutei. Via! Non inarcare la schiena. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. Via! Per bilanciarti puoi allungare il braccio libero verso l'esterno. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non tirare eccessivamente la gamba, il ginocchio punta verso il pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching femorali. Via!
Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.